Allora, il riconoscimento sicuramente, nel senso che il risultato che si è ottenuto in tutta la Puglia è stato spettacolare, nel senso che i numeri sono davvero tanti. Ovviamente chi vota il movimento in realtà deve votare per se stesso, il movimento non è la delega al politico di turno. Quello che il movimento chiede non è il voto, è la partecipazione alla vita politica, che deve passare ovviamente e principalmente per le amministrative. Quindi il primo scoglio da superare è proprio quello di riportare la gente a votare. Questo si può fare quando la politica torna ad essere vicina ai cittadini, non si chiude nei palazzi, ed è il motivo per cui dopo le elezioni torniamo nelle piazze ancora più di prima, ancora di più dopo la campagna elettorale, che peraltro ci ha costretto a farla in ambienti chiusi perché le condizioni atmosferiche non consentivano di stare nelle piazze, ma appena possibile torneremo ancora di più. E quindi la cosa su cui dobbiamo continuare a battere, perché questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, è invitare alla partecipazione, è invitare ad andare a votare, perché non andare a votare significa rinunciare ad un diritto e significa lasciare che gli altri decidano per noi. Questo non deve accadere. Quali sono le prime impressioni che hai avuto dei palazzi romani? Allora, noi viviamo i palazzi romani in una maniera sicuramente differente. Sicuramente è un palazzo che, per come la vedo io, è un palazzo sacro, perché lì vive, o quantomeno dovrebbe vivere, la democrazia. È un palazzo che ha vissuto, dove si respira la storia repubblicana, e quella storia repubblicana deve tornare ad essere centrale nella politica. Il discorso di insediamento del presidente Fico per me è stato bellissimo. Il primo passaggio che lui ha fatto è quello di concentrare l'attenzione sulla volontà di riportare il Parlamento alla sua posizione della centralità della vita politica. Questa è una cosa che noi, come dire, professiamo da tempo, sulla quale continuiamo ad impegnarci, e quindi il palazzo va inteso come un luogo di democrazia, dove i cittadini devono avere l'ultima parola e i parlamentari e i politici in genere devono essere semplicemente i portavoce dei cittadini. Il cittadino si fa Stato, questo è. Oggi si andrà a votare alle elezioni amministrative brindisine. Brindisi ha ancora delle emergenze sia occupazionali che ambientali. E purtroppo sì, nel senso che non è una cosa che scopriamo adesso, purtroppo non soltanto Brindisi, ma comunque ci sono tanti territori che vivono una situazione di emergenza. Voi lo sapete, il movimento è da sempre molto attento sulle tematiche ambientali e occupazionali. C'è da lavorare tanto. Il problema è che i cittadini brindisini avranno la possibilità di andare a votare e di scegliere i propri rappresentanti. Io mi auguro che vadano a votare, tanto per cominciare, che quindi esercitano il loro diritto di voto e soprattutto scelgano anche qui con la testa e con il cuore, perché no.